Nelle ultime ore l'ex compagna di Alessandro Basciano, la madre del suo primogenito Niccolò, si è sfogata sui social commentando la sua figura di padre. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP Alessandro Basciano negli ultimi giorni è stato molto chiacchierato per il suo possibile riavvicinamento all'ex compagna Sophie Codegoni. Nelle ultime ore, però, è arrivato uno sfogo social da parte di un'altra sua ex, madre del suo primo figlio, che ha commentato la sua figura di padre. Negli ultimi giorni si è parlato a lungo di un presunto ritorno di fiamma tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. I due ex, genitori della piccola Céline Blue, sono entrambi a Mykonos in compagnia dei loro amici. Prima è partita l'influencer per godersi le sue vacanze estive, poi è stata raggiunta dal suo ex e, secondo alcuni rumors, i due sono stati avvistati insieme. Alcuni gossip menzionano che i due soggiornano nello stesso hotel, ma è stato confermato. Alessandro Basciano, il duro sfogo dell'ex compagna, padre assente. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP sta mostrando la sua vacanza con diversi scatti al mare, in resort o in alberghi di lusso, condividendo le sue serate e uno stato di grande benessere. Questo suo atteggiamento non sarebbe piaciuto alla madre del suo primo figlio Niccolò, nato nel 2016, Clementina Deriu. La giovane si è lasciata andare a uno sfogo sui social. È davvero triste vedere padri che postano su Instagram foto di macchina di lusso, yacht e super hotel ostentando tutto quello che hanno. Mostrando una vita perfetta e vedere poi che ai propri figli fanno mancare tutto. Non gli fanno neanche una misera vacanza. Li prendono un giorno al mese giusto per fare due storie da pubblicare sui social, e poi li abbandonano completamente tutto il resto dell'anno. Il duro sfogo da parte della sua ex compagna è proseguito così: passano un mantenimento minimo rapportato al tenore di vita che hanno e a quello che guadagnano, quando si incontrano. Dove sono quando i loro figli hanno bisogno di supporto, amore e presenza costante? Essere padre non significa solo fare una bella figura sui social. Significa essere presenti, preoccuparsi dei bisogni quotidiani dei propri figli, educarli e crescerli. La verità è che l'immagine pubblica non ha valore se non è sostenuta da azioni concrete. Essere un buon padre richiede impegno e sacrificio, non un profilo curato sui social. La lunga riflessione di Clementina Deriu è contro i padri assenti che si comportano in un certo modo solo per convenienza. Nel suo sfogo si è lamentata del comportamento di chi dedica poche attenzioni ai figli e gli mostrano vicinanza soltanto quando interessa a loro.